Fondamentale per le Marche, un tratto che è progettato da anni, un cantiere che sta andando per la giusta direzione. Siamo contenti perché finire e completare la Quadrilatero è sicuramente un punto importante di partenza per progettare anche altri tratti e altre infrastrutture necessarie per la nostra regione. Questa arriva in una zona colpita dal sisma, nel cuore del collegamento tra Marche e Umbria. Arriva in una zona che, oltre ad essere colpita dal sisma, sta attraversando una grave crisi dal punto di vista industriale e occupazionale, e quindi è sicuramente un'importante spinta per restare in questi territori e cercare, no, di dare anche una continuità alla grande tradizione che questi territori hanno dal punto di vista imprenditoriale. Dall'altra parte però non è necessaria, perché la Pedemontana così è un collegamento tra due arterie che appunto sono chiuse nella Quadrilatera. La Pedemontana deve essere invece un'arteria che da nord a sud delle Marche, arrivando fino a Teramo, congiunge tutti i nostri Appennini e li congiunge in maniera fruibile, senza costringere poi tantissimi a passare invece sull'Adriatica. Il regalo di Natale che la Giunta regionale ha voluto fare alla comunità marchigiana, perché la Pedemontana delle Marche, che unisce la 76 con la 77, quindi il completamento del Quadrilatero, è completamente progettato e finanziato. Andiamo spediti verso la conclusione dei lavori previste entro il 2023. Noi dobbiamo sapere che le infrastrutture sono un eccezionale moltiplicatore di sviluppo. La Pedemontana è uno di questi moltiplicatori di sviluppo, soprattutto in aree anche colpite dal pesante terremoto del passato. Ora il nostro obiettivo è prolungare il modello Quadrilatero anche nelle altre province delle Marche, ossia nel Passarese, nell'Ascolano e ovviamente non dimenticandoci l'altra nostra provincia che è il Fermano. Oltre alla Pedemontana dobbiamo concentrarci nel sistema delle intervallive che uniscono le valli marchigiane, che sono fatte appunto a pettine verso la nostra litorale di 170 km, quindi andremo a unire in un unico sistema tutta la nostra regione. I tempi, abbiamo detto entro il 2023, il completamento dell'opera della Quadrilatero. Successivamente stiamo già pensando alla progettazione delle altre opere e quindi del resto della Pedemontana e quindi anche il finanziamento necessario.